che si potrebbe raggiungere. Adesso passerei la parola al Presidente Giorgio Quagliuolo del Consorzio Nazionale Imballaggi. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie dell'opportunità che si è venuta a complimenti del rapporto che è stato molto esaustivo e completo in tutta la sua formulazione. Ovviamente il nostro è un osservatorio che riguarda sostanzialmente i tipi di imballaggio, perché questo è quello di cui si occupa il consorzio. Io adesso, visto che devo stare in 5 minuti, diciamo, mi prendo in treno sottolineare due o tre punti che sono emersi dalla discussione fino ad adesso. Sostanzialmente una cosa che mi ha colpito è questa, la slide che riguarda il posizionamento dei vari paesi europei nella gestione dei rifiuti, dove si vede che sostanzialmente l'Italia è molto ben messa per quello che riguarda la quota di riciclo, e dal quale emerge anche che i paesi che sono a discarica zero sono paesi che hanno un alto valore, un alto tasso di termovalorizzazione, cosa che, come ben sappiamo, nel nostro paese al momento è, diciamo, abbastanza un tema demonizzato e di difficile attuazione. Però a mio giudizio non si può raggiungere la discarica zero se non si aumentano anche le quote di termovalorizzazione. Abbiamo il problema grosso, molto grosso, delle aree in ritardo. Questo è un problema che dobbiamo seriamente affrontare, perché anche nell'ottica dei nuovi obiettivi che verranno posti dall'Unione Europea, che sono in discussione a Bruxelles. E sono obiettivi che saranno irraggiungibili se noi non siamo in grado di portare la raccolta differenziata a livelli decenti in quelle aree. Abbiamo visto la Sicilia. Sicilia è una regione di 5 milioni di abitanti. Cioè, 5 milioni di abitanti vuol dire tanta roba che non viene raccolta, e questo è un problema, secondo me forse il problema più serio che abbiamo. Quali mezzi per risolvere questo problema? Mezzi, diciamo, sono sicuramente dei mezzi che vanno da un impegno forse più pressante del decisore politico, perché io penso che ci siano dei provvedimenti che sono previsti dalla legge per, diciamo, punire quei comuni o quelle aree territoriali che non fanno la raccolta differenziata o che non raggiungono determinati livelli di raccolta differenziata. Si potrebbe pensare a un sistema punitivo da un punto di vista economico, ad esempio gli accessi in discarica dei materiali che potrebbero essere raccolti differenziatamente dovrebbero essere penalizzati. Però diciamo, queste sono tutte operazioni che sono, a mio giudizio, ultra necessarie per risolvere questo problema. Noi abbiamo nell'espletamento della nostra, diciamo, ruolo istituzionale fatto dei programmi in Meridione che hanno avuto grandissimo successo, non ultimo, l'ultimo in ordine di tempo è quello di Bari, dove abbiamo però trovato un sindaco che ha avuto una fortissima decisione e una fortissima forza politica per portare avanti un fortissimo impegno politico per portare avanti l'istituzione della raccolta differenziata in associazione con un assessore che ci ha messo tutto il suo entusiasmo. E giusto per darvi un numero, siamo arrivati nei primi due quartieri in cui siamo partiti, parliamo di 18.000 abitanti, per cui un valore di una piccola cittadina, a 80% di raccolta differenziata, che è un numero decisamente molto molto importante. Abbiamo visto la Campania nei vari, anche la slide che riguarda la Campania è un'altra regione che solo fino a qualche anno fa era data tra gli esempi meno virtuosi del paese, oggi è praticamente, raggiunge la media nazionale, per cui questo è l'esempio dimostrato che se ci si applica con la volontà politica di arrivare ai risultati, i risultati si raggiungono. C'è un tema che a noi sta particolarmente a cuore, quello della prevenzione, perché ovviamente se diminuiamo la produzione di rifiuti troviamo anche una mano non indifferente nella loro gestione. In questo campo anche qui noi siamo attivi con diversi strumenti, non ultimo quella differenziazione del contributo ambientale che riteniamo possa essere di stimolo per le imprese ad adottare imballaggi sempre più ecosostenibili
Presidente Quagliolo, il quale sicuramente i dati sui rifiuti da imballaggi mostrano delle cifre molto molto incoraggianti, però abbiamo visto che ancora di più si può fare, e volevo capire come possono essere implementati questi risultati. Parlavamo prima dell'esempio in Campania, dal pubblico qualcuno ha suggerito una domanda relativa all'introduzione di dare un sistema di voto a rendere come quello tedesco. Ecco, una sua battuta, grazie. Adesso non so enunciare i dati perché mi sembra che il tempo sia tiranno, per cui la ringrazio per aver sottolineato il fatto che abbiamo raggiunto dei dati parecchio incoraggianti. Come si possono migliorare questi dati? Mi sembra che, insomma, di averlo già accennato prima, ovviamente noi abbiamo un obiettivo di quantità e di qualità. La quantità la si raggiunge attivando la raccolta differenziata anche in quelle aree dove oggi non si fa, e la qualità si raggiunge migliorando i sistemi di raccolta differenziata. Gli strumenti li abbiamo già citati e si spera che si trovi nel nostro paese anche, diciamo, una volontà comune di fare sistema e di arrivare a questi risultati. Per quello che riguarda il vuoto a rendere è un tema complesso, non è liquidabile in due battute. Diciamo che sul vuoto a rendere noi siamo, diciamo, scettici per un insieme di motivi. Questo sistema, il nostro sistema è nato, chi c'era ai tempi lo ricorderà, proprio per scongiurare l'eventualità che si andasse verso un sistema di vuoto a rendere. Perché il vuoto a rendere bisogna capire anche a che cosa è finalizzato, cioè, perché se è finalizzato al riuso, allora qui diciamo che chiaramente non riguarda tutti i materiali, perché sono dei materiali che non possono essere riutilizzati. Adesso io rimango sempre nell'ambito degli imballaggi, ovviamente, ma cioè, immaginiamoci una lattina di Coca-Cola, cioè quella non è che poi la puoi prendere, ricambiargli il coperchio e riutilizzarla. La bottiglia di plastica, notoriamente non è un materiale cristallino, cioè è un materiale che può assorbire, per cui se viene utilizzato per contenere, diciamo, qualcosa di liquido alimentare, dovrebbe passare una tale serie di processi di controllo che diventa una follia pensare di riutilizzarlo. L'unico materiale che potrebbe avere un senso per il riutilizzo è il vetro, però anche il vetro, mi domando, da un punto di vista ambientale, quanto vantaggio ci sia in un suo riutilizzo, perché prima di tutto parliamo di bottiglie molto più pesanti, per cui che significa trasporti molto più impegnativi, per cui maggior consumo di carburante, maggiori emissioni e tutto quanto. Una bottiglia anche di vetro, per poter essere utilizzata, deve passare su tutta una serie di trattamenti, come dei lavaggi, ma dei lavaggi molto accurati, perché anche una bottiglia di vetro può essere stato un contenitore di qualsiasi tipo di materiale che potrebbe avere effetti nocivi sulla salute, per cui lavatrici, chi ha mai avuto esperienze di impianti di imbottigliamento sa benissimo di che tipo di macchinari sto parlando. Utilizzo di soda caustica, perché anche lì smaltimento di acque reflue di non facilissima soluzione, per cui la domanda è perché, punto di domanda, perché nel momento in cui c'è un sistema che comunque oggi, pur con i ritardi delle aree che non performano come dovrebbero performare, è arrivato al 78,2% di recupero complessivo. Se poi dopo invece il vuoto a rendere vuole essere inteso come un'operazione sostitutiva della raccolta differenziata, allora lì entra tutto in un altro scenario molto più complesso, nel quale bisogna valutare gli impatti che si verrebbero a creare rispetto agli attuali sistemi, perché non dimentichiamoci che noi corrispondiamo ai comuni per la raccolta differenziata una cifra largo circa di 500 milioni di euro all'anno. È così, amico mio, se vado a vedere, noi paghiamo per i maggiori oneri della raccolta differenziata più di 450 milioni di euro all'anno. Poi se vuole ci confrontiamo quando vuole su questo dato. Adesso poi mi fa anche perdere il filo del ragionamento. Per cui voglio dire, questo è una cosa. E secondo, siamo sicuri che il cittadino abbia questo senso civico di restituire l'imballaggio? Perché se poi dopo poniamo una cauzione che è più alto del valore dell'imballaggio, corriamo un rischio di fare un commercio di vuoti a rendere che sarebbe redditizio appunto per chi volesse intraprendere una strada di questo genere.
Per cui è una, diciamo, è una, oltre ad essere una metodologia del passato, noi vediamo che sono tutte le economie sviluppate, cioè avanzate, sono più sul vuoto a rendere che sul vuoto a perdere piuttosto che sul vuoto a rendere. Insomma, per tutti questi motivi io personalmente non ho un atteggiamento abbastanza di scetticismo. Ecco. Perfetto, grazie per la chiarezza.